E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, probabilmente so che molti di voi avranno la nausea di questo gioco, come biasimarvi, in verità ho anch'io la nausea, però a mio avviso Ubisoft, diciamo, con Mirage si è fatta un pochino perdonare. Anni di giochi poco all'altezza della sua fama utilizzando il cosiddetto effetto nostalgia. Nei mesi sono però anche spuntate in rete, in verità sono notizie un pochettino vecchie, però va bene, sono spuntate in rete dettagli su un ulteriore capitolo della serie, il già annunciato Assassin's Creed Codename Exe. Spero si pronunci così, se no non linciatemi, però insomma, vabbè. Questa nuova avventura dovrebbe sbarcare su PS5, Xbox Series XS e PC nel 2026 e sarà, a detta di Ubisoft, la più oscura dell'intera saga. In sviluppo già da un paio di anni, più o meno, presso gli studi di Ubisoft Montreal, direzione affidata a Clint Hawking, direttore creativo dei primi due giochi di Splinter Cell e di Far Cry 2. Il gioco in realtà non ha una data precisa di uscita, quello che mi fa ben sperare è che lo studio che insomma lo sta sviluppando ha curato anche lo sviluppo di Assassin's Creed 2, Black Flag, Rogue e Valhalla, vabbè che non è proprio il massimo, però insomma vabbè raga, ce lo siamo fatti andare bene quello, ma cerchiamo di essere positivi, dai. Il gioco sarà ambientato nell'Europa centrale del XIV secolo. E più precisamente nei primi anni del 500, nel territorio del Sacro Romano Impero, e questa cosa mi intriga moltissimo, mi piace molto il periodo storico. Vestiremo i panni di Elsa. Che non è quella di Frozen. Scusate, vabbè, battutaccia. Prima protagonista femminile della serie da Assassin's Creed Chronicles. Nel gioco saranno presenti anche riferimenti alla caccia delle streghe e fenomeni paranormali. Non è chiaro, insomma, in che misura. Uscita prevista, come detto, nel 2026, forse su current gen e PC. E il gioco dovrebbe arrivare dopo l'atteso Codename Red, per capirci l'Assassin's Creed ambientato nel Giappone feudale. Queste sono le poche info che abbiamo, però insomma spero di avervi un pochettino rinfrescato la memoria e ovviamente attendiamo novità da parte di Ubisoft in merito alla saga di Assassin's Creed. Onestamente, questo Exe o come si pronuncia mi intriga non poco, sembra un titolo abbastanza particolare, un pelino fuori dallo schema classico e ambientato anche in un'epoca che fornisce davvero spunti interessanti a livello storico e di trama. Vedremo se sapranno sfruttarlo a dovere. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate sotto nei commenti. Il video finisce qui. Come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un bel like o dislike, commentate, condividete, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi gli altri video e supportare il canale. Vi ricordo che saremo live anche su TikTok per sapere quando siamo live. Guardate le nostre storie Instagram e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ah, che bella pisciata. Che bella. Ah, che bella così che andiamo.